Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Ultimo Chilometro, la trasmissione di ciclismo dilettantistico e professionistico che segue le gare dell'Emilia-Romagna e delle Marche. Questa sera la puntata è incentrata in particolare sulle premiazioni agli atleti che si sono distinti nella stagione 2017. Inoltre avremo due interviste, una a Manuel Belletti e l'altra a Dalia Muccioli. E concluderemo con Gianluca Maffi, direttore sportivo della fiumicinese Fight Adriatica, insieme al suo atleta Casadei, allievo di secondo anno. Maffi ci parlerà dell'annata appena trascorsa e dei programmi per la prossima stagione, la stagione 2018. Ed ora vediamo le premiazioni della delegazione provinciale riminese della Federazione Ciclistica Italiana che si sono svolte sabato scorso a Poggio Berni. E siamo a Poggio Berni Bassa, dove la delegazione provinciale riminese della Federazione Ciclistica Italiana ha incontrato i tesserati, dirigenti e atleti della provincia riminese. L'incontro è iniziato con la relazione del presidente Massimo Squadrani, che si è detto soddisfatto dell'annata appena conclusasi. Squadrani ha ringraziato tutte le società e gli sponsor che, nonostante il momento difficile, si sono date da fare per mantenere gli impegni e le gare organizzate negli anni precedenti. In particolare ha ringraziato Maurizio Selvini del ristorante Tre Re, sponsor di tre gare disputate a Poggio Torriana, il Memorial Dirigenti del Pedale Riminese per esordienti, una gara per allievi ed una per giovanissimi. Tra i tanti ospiti presenti alla giornata di premiazione troviamo il neopresidente del Comitato Regionale dell'Emilia-Romagna, Giorgio Dattero, l'assessore allo sport del comune di Poggio Torriana, Cinzia Casadei, il presidente del Pedale Riminese, Giovanni Gamberini, il presidente del Velo Club Cattolica, Massimo Cecchini, il presidente delle Saline, Saponi, il presidente onorario Silipigni e poi dal comitato di Forlì Cesena troviamo Rino Sarpieri e Tonino Buda, rispettivamente presidente e vicepresidente della fiumicinese Fight Adriatica, il presidente dell'Elite Bike Service di Cesenatico, Maria Sberlati, e il suo vice e team manager Vittorio Savini. E ancora Doriano Montanari, presidente del Comitato Provinciale di Forlì Cesena, e tanti altri. Tra una premiazione e l'altra abbiamo intervistato alcuni ospiti. Siamo con Pierino Primavera, professionista negli anni 69, 70 e 71, è di Cattolica, quindi conosciutissimo in Romagna e direi anche in Italia, perché ai suoi tempi è stato un buon professionista. Pochi anni di carriera, ma direi buoni. Che segno ti ha, cosa ti hanno lasciato quegli anni di professione? Mi hanno lasciato molte cose buone, insomma, ho conosciuto tanta gente brava. Ho finito presto, un po' perché non è che andavo fortissimo, un po' la voglia anche. Eri un onesto professionista, diciamo così. Diciamo di sì, così, di risultati non tanti, perché ho fatto solo un secondo in una tappa al Giro di Svizzera e poi qualche volta coi primi arrivavi, ma non è che era più un gregario, ecco, un po' che quella volta si chiamavano gregari. Ecco, invece da dilettante? Beh, da dilettante me la cavavo un pochino meglio. Io sono stato a Ravenna 2 anni, il pedale Ravennate, 1 anno alla Rinascita. Lì mi sono divertito, insomma. Poi specialmente l'ultimo anno nella Rinascita sono stato molto contento, insomma. Ho avuto il risultato, ho vinto il regionale, il campionato emiliano... Emiliano-Romagnolo. Sì, poi anche altre tre corse. E poi l'anno dopo sono passato professionista. Poi sono stato in Cecoslovacchia, che forse è stato quello lì. Ero stato in Cecoslovacchia, che sono arrivato 7° in classifica generale, ma il primo giorno ho forato 2 gomme, che ero da solo a 20-30 km dall'arrivo. E da lì, dopo l'inverno, Adorni è stato, l'avevano invitato là in Cecoslovacchia e hanno chiesto, no, chiedevano di me, che io per di me non ero nessuno. E dopo, quando è tornato, stava facendo una squadra, la Chic, nuova. Ma telefonato, insomma, se mi interessava, certo che mi interessa. Sono andato giù in Riviera, che già loro erano in Riviera a Terracina, e da lì sono rimasto giù e da lì è cominciata la mia avventura come professionista, insomma, diciamo.
Ecco, un'avventura breve, sì. E comunque soddisfacente, direi. Almeno puoi dire, perché ci sono parecchi dilettanti che non riescono a passare professionisti e questo è un rimpianto che lo sentono per tutta la vita. Io ho parlato con parecchi dilettanti, anche fortissimi, però non sono riusciti a fare il salto. Ecco. Difatti penso che sia proprio così, perché anch'io il mio sogno era passare professionista, anche da quando cominciavi a correre da allievo o anche da esordiente, che ho fatto un anno solo, l'ispirazione era passare a professionista. Ci sono riuscito, sono molto contento, mi sono rimasti moltissimi, moltissimi amici. Con Pierino Primavera, che ha vissuto un professionismo molto diverso da quello di oggi, vogliamo fare un parallelo tra quello del 1970 e quello di oggi. Ma è molto, molto, molto diverso, perché una volta se prendevamo una borraccia fuori posto, fuori diciamo posto rifornimento, ci facevano la multa o si davano la penalizzazione. Adesso vanno le macchine e penso che sia una cosa giusta. Non è giusto quello che dopo si vede tante volte, che dopo se ne approfittano, però penso che sia più giusto adesso che una volta, insomma, perché una volta se ti beccavi, io mi ricordo in Svizzera il primo giorno, era un caldo della miseria. Alla sera Vittorio Adorni ci ha detto a tavola: ragazzi, stiamo qui un pochino più attenti perché oggi abbiamo preso più multe di quello che abbiamo guadagnato. Quello è una cosa che mi ricordo come fosse successo adesso. Adesso è tutta un'altra cosa, insomma, anche la preparazione, sì, tattiche, sì, di gara, adesso con la radio, che io non sono proprio molto, non sarei d'accordo con tutte quelle radio che c'hanno, però va il mondo avanti, lasciamolo andare. Correre con la sua testa. Penso proprio di sì. Naturalmente sì. Con le dritte che ti dà il direttore sportivo alla partenza, certo, ma certo, poi durante certo, la certo, gara. Certo. Ecco, giovani atleti da dilettanti direi promettenti, poi una volta passati nel professionismo parecchi fanno appena un anno, qualcuno due, ma non di più. Molto penso che sia la distanza, che da dilettante a professionista, anche se adesso le corse da professionista sono calate molte, perché adesso sono quasi, a parte le classiche, sono tutte corse sotto i 200 km, che una volta invece non ce n'era proprio qualcuna, qualche tappa, se no le gare erano tutte sopra i 220, 230, 250 e dopo 30, 40, 50 km in più penso che voglia dire molto. Ecco, dove ti sentivi più forte? Tu hai una stazza da passista, ma sì, da quanto ero diciamo in forma, da dilettante anche specialmente, me la cavavo bene anche in salita. Di là è un po' più difficile perché dovevi lavorare prima, arrivavi sotto la salita, non era il tuo terreno preferito. E in più avevi già lavorato prima, logicamente ti trovavi un po' in difficoltà, però insomma dai, me la cavavo abbastanza bene, però sul passo andavo meglio, ecco. Ed ecco qua, siamo con Cristian Coli, tutti lo ricordano come forte corridore direi, un forte dilettante, ma adesso non ha cambiato mestiere, ma ha cambiato specialità, cioè è diventato selezionatore degli esordienti del comitato regionale dell'Emilia Romagna. Ecco, come siamo messi con gli esordienti? Mi sembra abbastanza bene, perché alcuni svettano anche a livello nazionale. Sì, buongiorno a tutti. Sì, come dicevi te, Luciano, la mia attività di ciclista è finita da tanti anni fa, ormai sono 13 anni, però poi mi sono dedicato sempre a questo ambiente, sono rimasto in questo ambiente e da diversi anni, dal 2010, sono nel comitato regionale con cariche di selezionatore di esordienti, un anno ho fatto anche la doppia categoria esordienti allievi. E sì, abbiamo una bella regione, abbiamo una regione piena di vivaio, di ragazzini che merita. Stanno crescendo bene, per la nostra categoria abbiamo raccolto buoni risultati, abbiamo vinto anche maglie di campionati italiani e speriamo che queste condizioni qui le mantengano anche col passare degli anni. Sai, non è facile, perché questa è un'età, io parlo degli esordienti o anche giovanissimi, è un'età dove prevale molto lo sviluppo fisico, quindi c'è quello che può crescere prima, quello leggermente dopo, però alla fine noi raccogliamo quello che ci dà la natura e da noi dai, ci sta premiando ultimamente. Sì, c'è anche chi smette magari
atleta, secondo anno magari sì, smette, magari è un atleta su cui ci si contava, e si passano anche alcune delusioni. Sì, adesso lì sta alle società a cercare un po' di spronare questi ragazzini, che non è finito tutto a quell'età di 12-13 anni, ma se uno riesce a avere il mordente e andare avanti con la grinta e l'appoggio delle società e dei direttori sportivi, i risultati possono venire più avanti. E poi, come diciamo, questa è soprattutto una scuola di ciclismo, non tutti possono diventare dei corridori, ma diamo un'opportunità per diventare degli uomini o delle donne, visto che parliamo anche di ciclismo femminile. E tu vieni dal Velo Club Cattolica, sei nato nel Velo Club Cattolica, e mi sembra che il Velo Club Cattolica in fatto di giovani sappia dire la sua. Sì, sono nato lì nel Velo Club Cattolica, gli sto dando ancora una mano a livello organizzativo, perché a livello di direttore sportivo non riesco con l'altro impegno che ho con il comitato regionale. Sì, abbiamo una provincia che ci sta dando buon frutti, ci sono dei buon giovanissimi ragazzini che si impegnano, perché non possiamo parlare di buoni atleti o bravi o forti. L'importante è in una provincia dove che ci sia la crescita, soprattutto di numero, di avere l'opportunità di far crescere questi bambini, avvicinarli a questo sport, che è uno sport di fatica, e oltre ad insegnare ad andare in bici insegna ai sacrifici che sono utili anche per la vita normale. Ecco, come vede Cristian Colli il ciclismo in generale? Non parlo solo di giovani, ma anche fino ai dilettanti, parlo anche degli elite under 23. Paragonato al ciclismo, quello che ho vissuto io, sicuramente mi sembra uno sport un po' in difficoltà, ma in difficoltà un po' a livello economico, cioè causato dagli vari sponsor che non si appoggiano a questo ciclismo, ma preferiscono andare ad appoggiare altre attività sportive, quando invece nulla togliere agli altri sport, ma il ciclismo dà grandi soddisfazioni anche a livello nazionale, cioè, basta paragonarlo ad altri sport di più alto livello che alla fine ci premiano e non ci premiano. Ecco, il ciclismo qui in Romagna, io parlo non dei giovani, giovanissimi fino agli lievi, andiamo abbastanza bene, però dai juniores in su siamo piuttosto scarsini come numero di partecipanti, perché se andiamo a vedere ai tuoi tempi c'erano almeno parlo solo della Romagna, una ventina di elite under 23, forse anche di più. Adesso invece, a parte che parecchi sono andati oltre regione, perché qui, come dicevi tu prima, non ci sono più quelli che ti supportano, ma qui proprio in Romagna si contano sul palmo di una mano. Sì, quello un po' è venuto a mancare, non sappiamo se realmente viene a mancare il livello materiale, cioè i ragazzi che con il benestare che c'è in questa provincia, perché alla fine abbiamo di tutto qui, che ci può svariare da questo sport faticoso, e in più vengono a mancare in realtà delle società, quando anni addietro c'erano varie società, magari piccoline, però davano l'opportunità di crescere, e adesso a livello economico vengono a mancare quelle società e ci troviamo un po' persi. Tante gare sì, che sono quelle che poi attirano sì, i attirano i giovani, nello stesso tempo attirano la gente che poi possono avvicinare nuovi sponsor o nuove attività che possono aiutare questo sport. Massimo Squadrani, delegato provinciale della provincia di Rimini per quel che riguarda il ciclismo. Oggi ci sono state le premiazioni qui alla sala di Poggio Berni, una giornata davvero riuscita benissimo, c'è stato grande entusiasmo, tanti giovani, è davvero una giornata da ricordare. Ecco,
Hai riassunto nella tua reazione un po' l'annata 2017. Ecco, cosa è venuto alla ribalta in quest'anno? Le cose più belle da segnalare. Ma anche quest'anno credo che siamo riusciti a mantenere vivo il movimento ciclistico della nostra provincia, abbiamo toccato un po' tutte le specialità, strada, fuoristrada, abbiamo fatto pista con le nostre società, quindi credo che sia stata un'annata positiva per tutto il movimento ciclistico. Questa, la festa di oggi, è un po', ecco, il modo per ritrovarsi, per festeggiare insieme appunto il nostro movimento ciclistico e anche per mettere le basi per le collaborazioni che ci saranno il prossimo anno. Quindi il prossimo anno dovremmo riuscire a fare delle gare in più, nascono nuove collaborazioni, quindi la speranza è che il nostro movimento ciclistico possa crescere anche in virtù del fatto appunto che le società non mollano e quindi vogliono cercare comunque di rimanere sempre attente a quella che è l'attività soprattutto giovanile, ma noi negli ultimi anni ci stiamo muovendo anche nel fuoristrada e nell'attività amatoriale, quindi grande impegno e speriamo che possano venire anche dei risultati importanti. Una bella festa, dicevamo, tanti gli ospiti, a cominciare dal presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, ma poi altri, anche altri ospiti graditi, e direi di mettere in testa tutti Emanuele Belletti e Dalia Muccioli. Sì, grazie all'intervento anche di Tonino Buda che ha contattato Manuel, comunque con Dalia siamo amici, ma Dalia correva con mio figlio, con Matteo, quando erano nelle categorie minori, quindi ci conosciamo praticamente da sempre. E niente, loro erano fortunatamente questo fine settimana erano qua a casa e hanno accettato il nostro invito, siamo ben felici, fra l'altro sono stati veramente simpatici, hanno interagito con i ragazzini, hanno messo in palio le loro maglie, quindi credo sia stata una bella festa per tutto il ciclismo e possa essere un bel ricordo per tutti i bambini che erano presenti oggi ed erano veramente tanti. Ecco, oltre un ricordo anche un incentivo, perché avere due professionisti che quest'anno si aspettavano di più, anche gli sportivi forse, ma ha sempre fatto una carriera lodevole, perché Dalia Muccioli è stato anche campione d'Italia, Manuel Belletti 13 vittorie, quindi questi ragazzini a sentire queste cose, insomma, direi che il loro entusiasmo cresce. Sì, sì, parliamo infatti di due esponenti importanti del ciclismo nazionale, quindi non solo qui delle nostre province, della Romagna, quindi parliamo di atleti vincenti sia nel campo femminile che per quanto riguarda quello maschile con Manuel Belletti. Manuel Belletti, ricordiamo, il prossimo anno andrà a fare l'undicesimo anno fra i professionisti, quindi parliamo di atleti importanti per il nostro movimento nazionale. Che dire, sono molto contento che siano venuti, ripeto, sono stati di una simpatia unica, hanno interagito con i bambini, credo sia stata veramente una festa di tutto il ciclismo della nostra provincia e ci auguriamo, abbiamo superato i 500 tesserati, siamo 575, è un bel numero per un comitato piccolo come il nostro. Beh, sognare non costa niente, puntiamo a superare i 600, poi magari l'anno prossimo anche i 700, quindi speriamo che cresca il movimento ciclistico e speriamo che anche le società continuino a esserci vicini a proporre gare. Oggi si parlava, dovrebbero venire fuori 2-3 gare nuove il prossimo anno, quindi noi siamo qui pronti ad accogliere tutti quelli che hanno idee per promuovere il ciclismo, soprattutto quello giovanile, ma anche il ciclismo a tutto tondo, tutto quello che intende il lavoro con la bicicletta. E direi che ce n'è davvero bisogno, e un comitato come il vostro, giovane, però già si è fatta largo, come dici te, avete già superato i 500 iscritti e questo è un buon segno. È il segno che il ciclismo piace ancora e soprattutto piace ai giovani. Sì, io credo che il ciclismo sia a livello formativo uno degli sport più completi che ci possano essere, perché comunque insegna tanti valori, insegna lo spirito di sacrificio, lo stare con i compagni, il rispetto dell'avversario, quindi secondo me è uno degli sport che riescono a far crescere meglio i ragazzi e le ragazze a livello soprattutto per quello che sarà poi la vita di domani. La speranza nostra è quella che tanto più persone si avvicinano al ciclismo, tante più persone riescono a capire i valori e il piacere che ha questo sport. Quindi continueremo così imperterriti, speriamo di riuscire a portare avanti il movimento anche magari con numeri maggiori in un futuro prossimo. Bene, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille Luciano, alla prossima. Ciao. Anche a te, ciao. Ciao.
adesso sentiamo Dalia Muccioli e Manuel Belletti, che sono stati ospiti della giornata di sabato scorso dedicata appunto alle premiazioni degli atleti che si sono distinti nella scorsa stagione. Ascoltiamoli in questa intervista di Luciano Draghi. Graditissimi ospiti qui della festa del Comitato Provinciale di Rimini, Dalia Muccioli e Manuel Belletti. Vogliamo essere galanti, iniziamo, diamo la precedenza a Dalia Muccioli, poi sentiremo Manuel. Ecco, Dalia, la tua stagione quest'anno non è stata delle più esaltanti, direi, come del resto quella di Manuel. Ecco, dimmi che cosa ti è mancato per arrivare alla vittoria. Sì, diciamo che quest'anno allora è stato un anno con una squadra nuova, il Team Valcar, quindi abbiamo ricominciato tutti assieme, diciamo, da capo, e comunque abbiamo fatto vittorie, io ho fatto una vittoria, altre ragazze hanno vinto altre gare, siamo state abbastanza soddisfatte, però speriamo quest'altro anno di fare di più. Ecco, il 2018 dovrebbe essere una buona annata, hai già fatto qualcosa di buono, hai già vinto un titolo italiano, quindi non sei l'ultima arrivata sicuramente, quindi il futuro è tutto tuo, anche perché sei ancora molto giovane. Sì, diciamo che il 2018 sarà un anno importante per me e cercherò di prepararmi sin da subito, dall'inverno, per una buona stagione, e ci alleneremo assieme al caldo con la squadra e speriamo di fare una grande annata. Cosa puoi dire delle tue colleghe, quelle che sono andate per la maggiore quest'anno? Direi che anche ultimamente in pista hanno fatto cose davvero pregevoli. Sì, ci sono state alcune mie compagne proprio di squadra che in pista hanno raccolto davvero tanto, molto giovani, ragazze molto giovani, e quindi che hanno talento e sicuramente negli anni faranno davvero tanto, e siamo contenti per questo. Bene, Dalia, piacere di averti incontrata qui a questa festa. Grazie Dalia e arrivederci. Grazie, alla prossima grazie occasione. A te, grazie. E adesso passiamo a Manuel. Ecco, Manuel ci aveva abituato bene, almeno una vittoria per a stagione, se non di più, ce l'aveva sempre offerta. Quest'anno ci ha offerto parecchi brividi, a iniziare da quella gara di Donoratico, dove ti è scappato via quel non sei riuscito a tenere la ruota di Ulissi. In volata non hai avuto avversari nel gruppetto, e poi la stagione è stata, diciamo così, un alto e basso, ma non è dipeso soltanto da te, perché hai avuto anche qualche guaio fisico. Sì, è stata una stagione impegnativa, perché comunque sia ero partito bene, come hai detto te, col secondo posto di Donoratico, poi subito dai mesi seguenti ho avuto diversi problemi fisici e alla fine ho trovato risposta in un virus che ho avuto, la salmonella, che fra l'altro mi ha pregiudicato anche la partecipazione al Giro d'Italia. Da lì in poi mi sono, fra virgolette, ripreso, facevo giornate, gare dove stavo veramente bene, però i giorni seguenti ero veramente stanco e fiacco. Quindi è andato un po' così, ho fatto fatica a ingranare e adesso... Non sono riuscito ad ottenere la condizione migliore? No, non sono mai riuscito a raggiungere la condizione migliore, perché appunto questo virus mi ha debilitato molto, però quello che non ho raccolto quest'anno, appunto, raccoglierò l'anno prossimo con gli interessi, quindi vediamo. Te lo auguro di tutto cuore. Ma grazie mille. Un po' però di quel tedescaccio che ha tentato anche di buttarti fuori strada nelle volate là. Al Giro di Turchia, sì, ho avuto quello. È un tipaccio. È un tipaccio, oltre ad essere forte aveva anche la squadra molto forte e non si faceva di certo degli scrupoli quando voleva prendere delle posizioni. Io mi sono trovato quasi sempre da solo e in molti casi, in due casi, mi ha praticamente buttato fuori strada per fare la volata e io non sono riuscito a farla, quindi è andata così, ma questo fa parte delle volate e l'anno prossimo sicuramente avrò dei compagni più ferrati, diciamo, anche per questo esercizio che è la volata, e
e mi servirà anche il loro aiuto sicuramente. Ecco, e a proposito di compagni, sappiamo che ritornerai per la terza volta direi all'Androni, no? La tua squadra dove hai iniziato. Si può anche dire che il primo amore non si scorda mai, adesso a parte la battuta è la squadra dove ho iniziato l'avventura professionista e ci ritorno molto volentieri. C'erano state delle incomprensioni con Savio che abbiamo chiarito e tutte e due, entrambe le parti sono vogliosi di fare bene, io in primis, e quindi sono sicuro che sarà una bella stagione. Del resto anche Savio avrà capito che ha a che fare con un ragazzo serio, perché la tua carriera si potrà dire di tutto, ma no, che non sei un atleta serio e impegnato sempre. Beh, quello ho sempre cercato di essere professionale dal primo anno da professionista. Quello che vado ad affrontare è l'undicesima stagione, quindi penso di sapere quello che faccio. Prima di iniziare l'intervista, che ancora tu hai detto 2 o 3 anni, ma io spero che siano anche di più. Dice, facciamo 4 e così potresti raddoppiare il tuo bottino, che è già buono, perché 13 vittorie non tutti riescono a ottenerle, quindi si andrebbe a quota 26 e sarebbe davvero un bel bottino. Cerchiamo di trasformare i piazzamenti, i terzi e i secondi posti in vittorie e il bottino salirà. Adesso, scherzi a parte, ho detto ancora 2 anni, però finché avrò l'entusiasmo, la voglia di fare fatica e la passione per la bicicletta andrò avanti, quindi vediamo. Con l'età hai avuto qualche trasformazione, per esempio da giovane, da under 23 eri quasi imbattibile nelle volate, un po' meno in salita. Adesso hai acquistato qualcosa in salita, se non sbaglio, e magari nelle volate di gruppo hai perso qualcosa? Ma guarda, lì entrano in gioco diversi fattori, che non è solo, diciamo, la dote di un corridore, che può essere quella di andare in salita o di fare le volate. Semplicemente che da dilettante mi trovavo molto spesso a fare le volate senza aver speso energie prima della volata finale. Da professionista è diverso, mi sono trovato molto spesso da solo e prima di fare la volata finale, quando hai già speso in altre 3 volate prima di quella, è ovvio che le energie sono quelle che sono. Alla fine sì. I cambiamenti c'è solo la maturazione fisica, ma diciamo che le doti, lo spunto veloce, quello rimane. Poi puoi migliorare in salita, come ho fatto sicuramente, però l'anno prossimo spero di vincere delle gare in generale, non voglio dire voglio vincere qui o là. Sicuramente le volate le farò tutte e punto a vincerle. E sicuramente tenterai il colpo ad Onoratico, visto che l'anno scorso ti ha preceduto soltanto un atleta. Speriamo di poterlo tentare questo colpo, perché le voci dell'ultimo periodo non sono proprio rassicuranti, infatti la corsa rischia di saltare. Speriamo che venga salvata e niente. Non salterà però il Giro d'Italia e quest'anno l'Androni. Questo lo facciamo sicuramente. Ci va di diritto. Lo faremo di diritto e per una squadra come la nostra penso sia il punto, l'obiettivo principale, quindi vediamo. Per la Fiumicinese Fight Adriatica si è conclusa una stagione poco esaltante per quanto riguarda i risultati rispetto agli anni passati. Di questa e della prossima stagione ce ne parlerà il direttore sportivo Gianluca Maffi, che ci è venuto a trovare insieme al suo allievo di secondo anno, Casadei.
Oggi abbiamo due ospiti e due amici, perché è un pezzo che li conosciamo. Uno è Gianluca Maffi, direttore sportivo della Fiumicinese Faita Adriatica nell'anno passato e lo sarà anche nel prossimo, e uno dei suoi atleti che l'anno scorso non ha vinto, ma è sempre stato tra i piazzati, direi quasi in tutte le gare, e si tratta di Mattia Casadei. Con Mattia Casadei parleremo più avanti. Adesso sentiamo un po', facciamoci riassumere da Maffi la stagione 2017. Sì, è stata una stagione che, diciamo, magari sì, giustamente si poteva, come si dice, ottenere sempre di più. Comunque possiamo ritenerla una stagione sicuramente discreta. Sono state 3 le vittorie su strada, ottenute 2 con il secondo anno Sala Saramano e una con Crociati Davide, che anche lui era di secondo anno e quindi ci ha dovuto lasciare per forza. E poi abbiamo ottenuto comunque anche 3 tipo pista, che non sono sempre da mettere nel conto, anche se non portano punti per la classifica, perché comunque diciamo che insomma sono sempre vittorie da ottenere, soprattutto. E una di queste 3 appunto l'ha vinta Casadei Mattia, che insomma su strada non è riuscito a centrare il bottino pieno, però comunque ha fatto una bella stagione per essere un primo anno. Certo che noi nel prologo abbiamo detto una stagione non esaltante, ma non esaltante per la Fiumicinese, perché per qualsiasi altra società, per qualsiasi altra squadra sarebbe una stagione più che buona. Sì, direi di sì. Chiaramente la Fiumicinese è abituata a grandi numeri, non nascondo che anch'io avrei pensato di ottenere qualcosina in più, soprattutto, posso dire la verità, con Sala Saramano, che dava ampie garanzie. Poi conosciamo tutti un po' il soggetto, l'individuo, non ha mantenuto per motivi suoi personali gli impegni che si era preso, non ha fatto il corridore neanche al 10% e quindi a fine anno non ha solo chiuso con la Fiumicinese ma ha chiuso col ciclismo. Questo mi dispiace, perché sicuramente se lui avesse mantenuto i ritmi che gli sono consoni degli ultimi anni, sicuramente il nostro bottino sarebbe stato più grosso. Però non abbiamo rammarichi, perché comunque, come dici te, abbiamo fatto 3 primi, 3 secondi, 5 terzi, 7 quarti, 8 quinti, 26 volte nei primi 5, con 8 elementi su 12 di primo anno. Secondo me non è un brutto bottino, insomma. Ecco, no, dispiace per Sala, per Saramano Sala, perché appunto era un elemento di sicuro valore e prometteva parecchio anche per gli anni futuri. E succede spesso però che atleti che promettono bene prima o poi abbandonano il ciclismo, non so se perdono l'entusiasmo, la voglia, però non è il caso di atleti come Saramano Sala, che ha vinto 2 volte, perciò la spinta ci sarebbe stata, ma altri, io ricordo Tassinari, ricordo gli stessi Bartolini, sì. È buono. Quindi è veramente un peccato, perché si può dire che i migliori spesso lasciano. Sì, diciamo che tutti, dai, sappiamo il carattere estruso di questo ragazzo. Io l'ho avuto quest'anno, però insomma lo seguivo già da diverso tempo, perché comunque era un ragazzo insomma che portava risultati e insomma era uno sul quale potevi contarci. Problema che secondo me, Luciano, a un certo punto della carriera, fra virgolette, devi essere un po' più deciso, un po' più maturo e mettere il ciclismo, diciamo, davanti a tutto o quasi dopo lo studio. E il problema è che sta cosa qui purtroppo non tutti riescono a reggerle e i risultati sono questi. Bene, parleremo anche dell'anno che sta per iniziare, che inizierà fra poco. Adesso sentiamo da Casadei se è contento della sua stagione. Direi di sì. E naturalmente il prossimo anno sarai di secondo anno e qualche vittoria non guasterebbe. Sì, diciamo che quest'anno è stata una bella stagione e ci eravamo preparati al meglio per un buon inizio, però è iniziata male con un piccolo infortunio. Infatti la prima gara l'ho dovuta saltare, però abbiamo ripreso subito
le gare, abbiamo ottenuto subito dei buoni piazzamenti e diciamo che sono stato sempre abbastanza costante. Però poi a metà stagione è arrivato un brutto infortunio al campionato regionale e che mi sono rotto la clavicola e quindi sono dovuto stare fermo per forza 30 giorni, più o meno un mesetto. E infatti, dicevo, con un ritorno un po' più leggero, un po' più soft, invece subito alla prima gara sono riuscito a piastarmi nei 10 e è stato veramente un bel risultato. E andavo sempre, diciamo, il finale di stagione, volevo fare un bel finale di stagione e cercare di vincere anche qualche gara, non ci sono riuscito su strada, ho vinto un tipo pista, sarà per il prossimo anno. Ecco, come sei arrivato al ciclismo? Qui in Romagna non è difficile prendere la strada del ciclismo. Sì, vabbè, correvano in casa, comunque ha corso mio nonno, ha corso mio babbo, ha corso mio zio e quindi ho iniziato subito da G0 a correre in bici, infatti quest'anno sarebbe l'11° anno che corro e è una passione che si tramanda, diciamo, di generazione in generazione, a me piace e fin quando la passione c'è lo praticherò. Ecco, sei deciso ad andare avanti, non copiare quello che hanno fatto alcuni che abbiamo nominato poco fa. No, e comunque deve piacere, uno sport di tanta fatica, sofferenza, che se non piace non si riesce a fare, servono tanti sacrifici e fin quando la passione c'è io continuo a praticarlo. Bene, stiamo lasciando il 2017, caro Gianluca, è ora di guardare al 2018. Tu hai un atleta che sarà sicuramente dei tuoi anche quest'altro anno, ma quali sono gli altri? Sì, Mattia, non perché qui di fianco a me, però sicuramente è uno di quelli che posso contarci, perché è un ragazzo veramente che quando metti il numero nella schiena, già durante la settimana è già abbastanza convinto, ma poi quando attacca il numero sulla schiena si trasforma proprio, diventa un cavallo da battaglia proprio e quindi Mattia, devo dire che l'anno scorso spezzo una lancia a suo favore perché insomma ha avuto diversi infortuni e nonostante abbia corso molto meno di altri ha portato a casa una ventina di piazzamenti nei primi 10, che da un primo anno sono tante cose. Poi devo dirlo questo qui perché secondo me ha fatto un risultato l'ultima domenica a provincia di Monza Brianza Cesano Maderno in Lombardia, fatto un risultato dove nei primi 10 è stato l'unico di primo anno e tutta gente che è arrivata nei primi 10 a livello nazionale come punteggi, numero di vittorie, gente che ha vinto 16-17 corse, Coppa d'Oro compresa. Quindi ha fatto sicuramente un risultato grossissimo e quello da sottolineare. Per quanto riguarda quest'altro anno avremo una squadra secondo me un pochettino più bilanciata rispetto a quella di quest'anno perché eravamo pochi secondi anni, molto primo anno. Quest'altro anno saranno 8 secondi anni e 9 primo anno, quindi 17 elementi che sono tanta roba da gestire e tutto quanto, però ci sono anche degli elementi che secondo me possono fare bene. Ecco, a proposito di gestire questi uomini, tu è vero, sei il secondo anno che sei alla Fiumicinese, ma vieni da un'esperienza sia con gli allievi ma anche con gli juniores da parecchi anni. Sì, ho già fatto la categoria allievi per 7 anni nella Juvenes di San Marino, una gloriosa società che mi dispiace che abbia dovuto cessare l'attività. Poi ho fatto altri 5 anni, come hai detto te, nella categoria juniores con la Schiedermeck Fratelli Vitali, che comunque mi ha insegnato tante cose, è una bella esperienza che mi ha insomma formato ancora di più quello che era il mio bagaglio tecnico. E questo ritorno è stato veramente gradito in una società che insomma la vedevo come un'avversaria, la vedevo come qualcosa che mi dava fastidio perché io mi ricordo i battibecchi sì. Bonariamente chiaro con Oscar sì. Oscar, esatto sono stati degli anni che quando vi incontravate bravo sono stati degli anni che veramente c'era astio fra le due compagini San Marino e Fiumicino e quindi sono stati anni belli che si vede che dovevano portare a questo connubio, diciamo, e appena finito Oscar sono subentrato io e quindi un insieme di cose che hanno fatto sì che ci fosse questa cosa qui. Comunque, tornando al discorso 2018, penso che insomma la squadra abbiamo preso 9 elementi che vengono tutti dalla Fausto Coppi di Cesenatico.
seguiti da Battelli Claudio e da Walter Errico, quindi tutti i miei conoscenti, amici, contrascorsi anche in squadre insieme. Quindi... Seguendo un po' la tradizione. Perché... Sì, esatto. Sì, prima quando c'era anche la Schieder Riviera di Paganelli che faceva gli esordienti, qualche elemento lo prendevamo anche da di lì, diciamo. Quest'anno purtroppo la Schieder Riviera non ha fatto la categoria e di conseguenza... dobbiamo fare solo con quelli della Fausto Coppi, che comunque sono molti. Ecco, sicuramente Gianluca Maffi sarà in grado anche di dare un giudizio sulla categoria allievi per quel che riguarda il nazionale, insomma l'Italia in generale. Ma devo dire, secondo me, Luciano, che è cresciuta molto. L'avevo lasciati che, diciamo, fra virgolette, io guardo anche un po', delle volte mi piace sbizzarrirmi, guardare le medie che facevano in certe gare 5-6 anni fa e quelle che di adesso, e dico la verità, sia a cronometro che su strada vanno veramente forte, fanno delle medie notevoli, e quindi secondo me il livello nelle categorie giovanili è molto buono. È chiaro che, ritorniamo al discorso che facevi prima te, non bisogna perderci. Bisogna avere tanta pazienza, però a livello nazionale, secondo me, nelle categorie giovanili abbiamo veramente dei personaggi interessanti. Quest'anno li abbiamo incontrati, per dire, l'ultima domenica, degli elementi che secondo me nei prossimi anni dovrebbero fare veramente bene. Speriamo che non si perdano, perché purtroppo il pericolo è quello. Ecco, diciamo così che anche quest'anno c'erano elementi di spicco e li abbiamo visti proprio alla Lugo San Marino, il vincitore... Crescioli ha vinto, mi sembra, una decina di gare. E il secondo, Tiberi. ne aveva vinto addirittura, esatto. 16-17. Cioè, era 16 con la Lugo, prima della Lugo San Marino, poi ne ha vinto un altro, è arrivato a quota 17. Esatto. Sono numeri davvero importanti. Direi di sì. Infatti, Tiberi l'abbiamo incontrato l'ultima domenica. Lì in quella gara che dicevo prima, Cesano Maderno Monza Brianza, e insomma vedi che ci sono dei corridori che secondo me veramente vanno forte e hanno quel qualcosina in più di altri. Speriamo che non siano stati troppo sfruttati, diciamo, nelle categorie inferiori, però vedi che ci sono degli elementi che sicuramente nei prossimi 3-4 anni, quando saranno dilettanti, dovrebbero far vedere qualcosa. Speriamo soprattutto che continui la tradizione, perché poco fa abbiamo visto Manuel Belletti, che è stato un elemento della Fiumicinese Fight Adriatica, e quest'anno è arrivata la sua 11ª stagione da professionista, esatto. Ma ce ne sono altri, c'è anche Manuel Senni che è tuttora... Quest'anno direi che ha avuto la maturazione che doveva, esatto. Tra i professionisti, ha avuto ottimi risultati. Insomma, una tradizione da mantenere, e questo lo diciamo anche proprio a Casadei, che con la Fiumicinese, insomma, se uno ha l'intenzione di andare avanti con gli uomini che ha, non soltanto Gianluca Maffi che è qui, ma anche con Tonino Buda, il vicepresidente, e il presidente Rino Sarpieri, che quest'anno si sono invertiti i ruoli, direi che meglio di così è difficile. Bisognerebbe andare molto lontano per trovare una società sana come quella della Fiumicinese Fight Adriatica. Sì, direi proprio di sì, Luciano. Io, come ripeto, è il primo anno che ho trascorso, però devo dire che è veramente una famiglia dove ognuno fa il suo. Nessuno mette i bastoni fra le ruote agli altri, e quindi ognuno è convinto di quello che fa e ci mette il massimo, e non si calpestano i piedi nessuno, dalla dirigenza a io che faccio il direttore sportivo, ai miei collaboratori, perché insieme a me anche l'altro anno è stato riconfermato Gianluca Lucchi, che tu conosci benissimo, che abbiamo corso insieme per tanti anni nelle categorie giovanili, poi dopo lui andava un po' più forte di me, te lo sai bene, Luciano. Era uno di quelli che... Se fosse nelle condizioni di allora, adesso, se avesse gli anni, esatto, adatti, sarebbe sicuramente un buon professionista. Esatto. Una volta purtroppo era più difficile passare, perché c'erano più elementi che andavano forte. Esatto. No, ma infatti io sono contento, perché avendo anche lui abbiamo corso insieme, quindi c'è un bel feeling, ci capiamo bene.
è entrato in punta di piedi, si è trovato bene, quest'anno dai, mi dà una grossa mano ancora di più dell'anno scorso, perché diciamo che è entrato a stagione già iniziata. Quest'anno invece parte già da adesso, che siamo partiti settimana scorsa con la preparazione in palestra, e quindi segue meglio anche i ragazzi, quindi li conosce anche meglio, quindi sarà tutto molto migliore, insomma. Bene, allora concludiamo questa intervista, dopo poi approfondiremo di più il giorno della festa della Fiumicinese Faita Adriatica, che se non sbaglio è il 10 febbraio. Esatto. Ecco. E lì parleremo ancora più ampiamente. Intanto facciamo tanti auguri a Mattia Casadei, che è qui con noi, ma anche a tutti i suoi compagni di squadra, e soprattutto a Gianluca Maffi, che merita sicuramente di essere in questa squadra e di portarla il più avanti possibile. Grazie a te Luciano, e ringraziamento mio da parte mia e della società a voi, che vi sacrificate, ci date questo spazio che per noi è molto importante, per lo sponsor e per tutto il resto. Grazie mille. Grazie, noi lo facciamo con grande piacere. Ed ora vi ricordiamo le feste che si svolgeranno le prossime settimane. Iniziamo con sabato 2 dicembre a Bologna, presso il Comitato Regionale, si svolgerà la Festa delle Stelle, dove saranno premiati i migliori corridori dell'Emilia-Romagna. Sempre sabato a Riccione ci sarà la festa di Bici Festival. Domenica 3 dicembre invece le feste sociali sono addirittura due: a Cattolica, quella del Velo Club, e a Bagnolo di Longiano, quella della Sidermec Riviera. L'8 dicembre è la data tradizionale del pedale riminese, che ritroverà soci e simpatizzanti al ristorante Frontemare di Riva Azzurra. Si concluderà questo primo ciclo di festeggiamenti il 10 dicembre a San Marco di Ravenna, dove la Forlivese e gli amici di San Marco si ritroveranno per un gustoso pranzo a base di pesci. Feste che saranno anche l'occasione per incontrare ospiti di riguardo del ciclismo regionale e nazionale. Ed è tutto per questa sera. Vi auguro a tutti buona serata e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.